sono mai stato un assiduo lettore di manga o un grandissimo esperto di anime, ma se c'è un genere che mi ha sempre accompagnato fin da bambino è il Battle Shonen. Inutile citarvi opere del calibro di Dragon Ball, in particolare Z, che rappresenta uno dei pochi manga slash anime che conosco davvero a memoria e che non mi stancherà mai. Davvero il prodotto che ha formato tutti noi ragazzi anni 90 e che rimane tutt'oggi tra i più influenti nel mondo dell'animazione. Poi però passano gli anni, sei esposto ad altre opere e i tuoi gusti iniziano ad evolversi, inizia la pubertà, sudi, si rizza il pisellino e guardi One Piece lasciandoti trasportare da una narrazione più a lungo termine e da tematiche più mature. Poi cresci ancora, sei un adolescente edgy e smartass e ti intrigano di più i combattimenti strategici di Hunter x Hunter e del suo world building per esempio. Insomma, ne guardi e leggi di roba finché, come nel mio caso a 18 anni circa, scrollando tra i 10 milioni di MMV e EMV presenti su YouTube, ti imbatti per caso in Baki e ne rimani ipnotizzato. Cos'è Baki? Che è sta roba? Ma che cazzo sto guardando? Per mettervi un po' in difficoltà a inizio video, ecco alcuni esempi senza contesto di cose che accadono in Baki. Iniziamo. Il padre del protagonista ferma un terremoto con un cazzottone a terra. Il nonno del protagonista sconfigge a mani nude l'intero equipaggiamento di una nave militare americana, diventando la principale causa dello sgancio delle bombe ad Hiroshima e Nagasaki. Il nostro protagonista e tutto il suo gruppo di amici combatterà contro un uomo della pietra vecchio 100 milioni di anni chiamato Cetriolo, scongelato da un ghiacciaio durante una spedizione in Antartide. Obama, Trump, Muhammad Ali, Miyamoto Musashi e Hillary Clinton, alla quale Yujiro mostra il suo pesce, sono tutti personaggi canonici. E infine il mio preferito. Il 18enne Baki rapisce il presidente degli Stati Uniti George W. Bush per farsi rinchiudere nella prigione di massima sicurezza in Arizona per abbuffare di pagliatoni l'uomo più forte d'America, il mercenario Liva, il quale vive nel lusso e nello sfarzo più totale a discapito degli altri detenuti ed ha perfino una moglie obesa e tsundere da simpare. Il giovane Anma non è l'unico a voler sconfiggere Liva in quanto il secondo più forte della prigione, Che Guevara, vuole spodestare il senza catene e aggiudicarsi il titolo di più forte. Baki è particolare, strano. Strano in culo, ed è proprio questo suo essere singolare a rappresentare il punto di rottura tra quest'opera e tanti altri battle shonen. Molti infatti usano le mazzate e i pagliatoni come espediente narrativo per raccontare qualcosa di più grande o la ricerca di un particolare elemento, come il One Piece, la licenza di Hunter, la fessa. Mentre nell'opera di Keisuke Tagaki i combattimenti stessi sono il punto focale della narrazione, i personaggi non combattono per vivere, ma vivono per combattere. Ma fosse solo questa la peculiarità di Baki, il video finirebbe qui, tra luci, tavernello e pesci in mano, e invece di roba ne ho davvero tanta da raccontare e il mio obiettivo è quello di farvici azzeccare. Una cosa alla volta, quindi. Iniziamo dalla trama, e per quanto riguarda quest'ultima, nulla riesce a identificare e a centrare il tema principale dell'opera come la sigla della prima stagione anime datata 2001. Baki si basa sulla ricerca del potere fisico assoluto, un potere che come diversi personaggi affermeranno nell'opera va al di là di ogni arma, missile, di ogni esercito e di ogni politica. L'uomo più forte tra tutti rappresenta l'autorità finale. Autorità che appartiene a Yujiro Hanma, l'orco, The Ogre o come dicono nell'anime Ksame, The Ogre! Ossia il padre di Baki. Il nostro protagonista è spinto da un desiderio di vendetta nei confronti di Yujiro a causa dell'uccisione della madre ed il suo obiettivo più grande è quello di umiliarlo in combattimento, se non fosse per il piccolo semplice fatto che ciò significherebbe diventare la creatura più forte al mondo. Beh, sappiate che questa è solo la premessa iniziale, Yujiro ad esempio copre il ruolo di antagonista per Baki, ma non è necessariamente il cattivo della serie, nonostante la sua dubbia moralità e il suo approccio non proprio pacifico. Anzi, non ci sono veri e propri cattivi da sconfiggere, bensì un gruppo di combattenti più o meno buoni che cercano la vetta della forza suprema e si misureranno in scontri all'ultimo sangue. Questa ricerca del potere assoluto verrà accompagnata da un cast di personaggi a mio parere eccezionali, personaggi che a primo impatto risultano piatti e privi di character development, ma che inseriti nel loro contesto risultano estremamente credibili e riescono a catapultarti nelle loro storie e nelle loro dinamiche in modo intrigante. Per esempio, uno dei miei personaggi preferiti in assoluto è Hanayama, un membro prodigio della Yakuza che diventa capofamiglia a soli 15 anni. Un colosso di muscoli che nonostante la sua giovane età e il suo ruolo prova grande orgoglio nel difendere i più deboli e gli indifesi.
egli è stato privato della sua innocenza, in quanto il suo aspetto, i suoi vestiti, le sue ferite e le sue movenze non sono quelle di un adolescente, e la sua backstory assurda lo dimostra. Il giovane capo riceve il tatuaggio onorario della sua famiglia, l'Otokodachi, un'immagine che ritrae il sacrificio dell'uomo che per proteggere il fondatore della famiglia Hanayama lo nasconde nella campana del tempio trasportata sulle sue spalle. Il tatuaggio però non è completo e il giovane, per finire l'opera, andrà da solo nel palazzo di una famiglia yakuza avversaria in una missione suicida. Quello che dopo troveranno i suoi sottoposti è sconcertante. Un mare di sangue che porterà fino a Kaoru Hanayama, il quale avrà finalmente dato un senso all'opera sulla sua schiena. Se ora non siete curiosi di vedere almeno un combattimento di Hanayama o di approfondire il personaggio, voglio che problemi avete. Non lo so, andatevi a leggere roba per soft boys tipo Beastars. Come disse Kanye West in un suo pezzo, ditemi il nome di un genio che non sia pazzo, e io penso che Keisuke Tagaki sia pazzo in culo. Baki è uno dei pochi manga slash anime che prende con estrema serietà i suoi momenti più assurdi e ridicoli, senza mai però sfociare nell'autodeprecazione o nel petulante. Questo aspetto rende Baki, oltre che un altissimo prodotto di intrattenimento a mio parere, una vera e propria miniera d'oro di meme e di shitposting. Infatti, una caratteristica che adoro dell'opera è come il mangaka riesca a rendere estremamente interessanti i dialoghi tra i personaggi, mai prevedibili le loro interazioni e credibili, o almeno plausibili, tutte le stronzate che accadono durante la narrazione tramite l'uso di siparietti narrativi o backstory capaci di arricchire ogni tipo di contesto strampalato con riferimenti a tecniche realmente esistenti. Beh, certo, un vecchiardo di 140 anni che con un cazzotto rompe un'arena di pietra è una grandissima cacata, ma Itagaki ci aggiunge una spiegazione, una storia di sacrificio e di arti marziali nella sua forma più pura. Oltre 100 anni di storia hanno portato a quel diabolico pugno, capace di mettere alle strette perfino il temibile orco. Altro punto di forza del manga, che però risulta sempre molto controverso, sono i disegni. Ma come, fra... Sta merda qui, ma che è Giga Chad, eh? Spesso parlando di Baki con amici o con gente che lo conosce ma che, diciamo che non è abituata a questo tipo di illustrazioni, la conversazione è del tipo: oh fra, ho visto le due stagioni di Netflix e le ho apprezzate un sacco, soprattutto nel finale, infatti per sapere cosa succede dopo ho iniziato a leggere il manga, però... I disegni sono proprio il cesso, grotteschi i personaggi, cioè quelli di Kenny il guerriero in confronto sembrano secchi. Lasciate che vi spieghi. E per farlo prenderò spunto dal fantastico video di Super Eye Patch Wolf riguardo Baki, canale che tra l'altro straconsiglio a tutti. L'autore è un grande appassionato di arti marziali e in svariate occasioni dimostra di essere un ottimo illustratore. Questi buondì motta giganti pieni di muscoli sono a mio parere armonici nella loro esagerazione e c'è differenza tra il non saper disegnare una figura anatomicamente corretta e il saperlo fare, portandola però all'eccesso e fottendo con i parametri di ciò che è umanamente possibile. Se analizziamo alcune illustrazioni di Tagaki, ci accorgiamo di come ci sia una grande comprensione dei fasci muscolari all'interno di un corpo. Però è perfettamente comprensibile che ad alcuni di voi faccia cacare questa roba. Vorrei però che fossimo tutti d'accordo sul fatto che almeno questo art style si addice perfettamente al tipo di storia narrata e che rimane comunque peculiare e unico nel suo genere. Inoltre, Itagaki ha un'innegabile attenzione per i dettagli, mo, al di là del discorso muscoli, guardate alcune tavole come queste. Cioè, waiuya. Per non parlare poi della sua abilità nell'immortalare in una pagina tutto il movimento di un personaggio, il dinamismo e il peso di un colpo. C'è una grande passione che spinge il mangaka, anche dopo oltre 2 decadi di pubblicazioni, e credetemi, non è comune come cosa. Opere ben più famose hanno cali qualitativi nei disegni abnormi, mentre Baki almeno mantiene sempre un ottimo standard. Ok, signor Neapolitan Fresh Memes, mi hai convinto, questo Baki sembra che cazzo assai, ma il fatto qua è lungo e ci sono 10.000 saghe, da dove comincio? Allora, il manga è diviso in 4 macro saghe, Baki, New Grappler Baki, Baki Sano Vogue e infine Baki Dou, tuttora in pubblicazione. Però attenzione, non vi sto dicendo di leggere il manga fin dall'inizio, anche perché Baki ha una trasposizione anime di ben 4 stagioni, 2 delle quali risalgono al 2001 e sono molto di nicchia, e per di nicchia intendo che il budget era una 20 euro di fumo e 3 goleador a Coca-Cola.
però d'altro canto io le ho apprezzate per lo storytelling diretto, per l'ottimo lavoro di contestualizzazione e soprattutto perché si tratta del modo più veloce per arrivare poi al sugo. Bello, alle due stagioni, quelle che ci interessano davvero, sia gli originali di Netflix, Baki 2018 e Baki 2020, che a mio parere sono una bomba. Però quello che succede dopo Baki 2020, ossia da Sano Vogue in poi, non ha ancora trasposizione anime, e l'unico modo per godersi l'opera di Keisuke Tagaki appieno è leggere il manga. Non ci sono mezzi termini, ragazzi, mi dispiace, read the manga, oh stinky! Quindi, ricapitolando, secondo me è ottimo iniziare dalle due bellissime stagioni Netflix, se vi intriga la trama di Baki poi recuperare nei meandri del web i due relitti del 2001, e poi fiondatevi sul mitico manga, ragazzi, davvero. Ancora ora è gagliardo, nonostante l'autore inizi a perdere colpi per quanto riguarda le idee. Cioè, Fratamo ha comunque una sessantina d'anni, eh? Baki non è esente da difetti, quindi, ma nonostante ciò è un'opera piena di passione, amore per le arti marziali, che sa prendersi in giro con estrema serietà, cosa che io amo, e soprattutto è qualcosa di atipico, che difficilmente vedrete in altri battle shonen. No, non c'entra un cazzo Kengan Ashura. 看见春天走向你我雪花飘飘飘北风萧萧天地天苍茫。Eccoci qua, il video finisce qui, si sente che cazzi il nuovo microfono, eh? Spero che vi sia piaciuto, e veramente in pochi parlano di Baki in Italia e mi interesserebbe sapere l'opinione dei big che trattano di questi argomenti su YouTube Italia. Condividete e se volete sostenermi per video più complessi come questo, aperto in nuovo dove vi potete donare un caffettino, donate i soldi. Un saluto e alla prossima dal vostro Neapolitan. Oh, oh, oh.